finalmente in un nuovissimo episodio della 100 Baby Widow Challenge. Allora io veramente non pensavo che queste parole potessero arrivare nell'anno in corso perché siamo ancora nel 2022 mentre vi parlo e ragazzi sta per concludersi la uh, challenge che ci ha tenuti veramente col fiato sospeso per uh, Un'eternità praticamente è iniziato tutto con la nostra Roxy, e adesso con la seconda matrona, praticamente matriarca. In realtà, uh, ma, cioè, mi piace dire matrona, uh, praticamente ragazzi. Io pensavo che durasse più tempo, o meglio, che necessitassimo di più uh, matriarche. Invece, Brianna è la seconda, ragazzi. Dopo uh, Roxy, lei è la seconda matriarca di questa challenge. Che che sta volgendo al termine, per volgere al termine non intendo che mancano alcuni episodi, ma oggi ragazzi è l'episodio finale, finalissimo, tra l'altro uh, Brianna vi ricordo essere figlia di Brian McDean, un figaccione che io non ve lo dico proprio, aveva anche un altro fratello che vi avrei fatto vedere volentieri. Uh, ah anche Brian, morto per morto per il suo riscaldamento surriscaldamento e quindi è stato un figlio in meno, purtroppo. Uh, però appunto, sì ragazzi, io fiera, orgogliosa uh, della mia Brid. Cavolo sta, scusa. Ah, eccola. <ride> Dettagli. Orgogliosa della mia uh, Brie che veramente ha partorito da sola. Vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oddio, nati e sua figlia. Oddio, non mi ricordavo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, che ne barbi gli ultimi. 21 figli, solo lei, ragazzi. Contro invece quelli di, Bri di um, Roxy, che devo dire, ragazzi, comunque la batte. Guardate l'albero genealogico di, della nostra Roxy, ragazzi. È qualcosa di clamoroso. Tra l'altro, noterete che hanno la vitiligine Stefania Trivedi. Alessia Trivedi, perché poi ci sono stati matrimoni, cose, eccetera. E ne volevo anche approfittare, ragazzi, per chiedervi visto che qualcuno di voi mi ha lasciato questo commento, anzi, grazie mille a tutti coloro che hanno commentato in questi mesi, se non anni, um, i video in generale, nello specifico quelli della uh, challenge, della 100 baby video challenge. Perché appunto mi avete chiesto se um, deciderò in futuro di fare uno spin-off o comunque di seguire i figli. Allora ragazzi, vi posso dire che se vi fa piacere fatemelo sapere ovviamente sempre nella sezione apposita e mettete un like. Comunque se vi fa piacere eh, io stavo pensando di fare 1/2 ehm um, viaggi nel futuro per vedere appunto cosa sarà delle dinastie di Roxy e Brianna ovviamente e di tutti i loro figli andare a fare un po' una, uh, un viaggio nella lore, cioè quindi nella storia sottesa a questa challenge perché secondo me ci sono state tante tantissime magagne tra l'altro vi ricordo che Karima era una delle prime figlie della nostra Roxy ad essere nata con la vitiligine e quindi poi hanno ereditato la vitiligine anche altri figli tra cui Stefania che va al liceo, sarei curiosa di seguirla. Allora, dicevo, ragazzi, facciamo un attimo il calcolo dei figli anche della nostra um, Roxy. Allora, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anche figlie pelate qua. Oddio, ho perso il conto. Ragazzi, ricapitolo e vi do già il risultato. Ragazzi, io sono senza parole. Al momento la nostra Brianna ha fatto esattamente la metà dei figli di Roxy. Roxy è a quota 42 figli, ma purtroppo ricorderete che Edwa le fu portata via e quindi praticamente 41 e al momento ragazzi Brianna ha già partorito 21 figli se tutto va bene quindi abbiamo uno scarto proprio di 20 figli di differenza come cavolo è possibile che Roxy ha fatto tutto quello vabbè e andate a rivedere le puntate precedenti che sono appunto in questa playlist perché un, un po' di risposta forse c'è comunque uh, lei ha fatto 21 figli quindi 20 figli in meno al momento ma Confidiamo nel fatto che oggi partorirà l'ultimo... Sì! Anche perché ragazzi, questi sono i numeri, um, cioè proprio i figli precisi, ma poi in realtà noi sappiamo che siamo a 98, a quota 98, perché tanti figli sono occulti e quindi la maggior parte valgono doppi. Grazie a Dio ragazzi, grazie a Dio. Um, cura dei nonati super efficiente, non so se lo possa fare in questa fessura di spazio. Lo può fare? Ma infatti, no, ragazzi, c'è un letto. Trovo che Maria e mai. Sì, provaci dai. Cioè, fatti una vita pure tu, gentilmente. Tra l'altro non mi ricordo lui come si chiama, però sì. Allora, ragazzi, vado a troncare questo più che altro perché appunto così ho lo spazio per passare. E ormai i miei figli dormono anche a terra. Quindi, cioè, proprio così. Sono una madre degenere me ne rendo conto. Allora ragazzi, oggi è Natale e eh, quindi anche se nella vita vera è già passato ehm, e ci approfittamo tra l'altro al Capodanno ragazzi, buone feste! <ride> Comunque, eh, oggi appunto è Natale e quindi il festival invernale ehm, avrà luogo, cioè o meglio domani mattina presto e quindi avrà luogo a tutti gli effetti stanotte, possono iniziare i festeggiamenti. Ergo passeranno d'età due dei miei figli e già questo mi fa molto molto piacere uh, sono uh, Oriana e Coraro proprio tra l'altro non vedo l'ora di vedere Oriana uh, da bambina uh, e quindi inizio ad allestire anche il tutto ci vediamo per il compleanno dei boys cioè veramente dei guys um, e uh, inizio anche ad allestire così vi faccio vedere un po' tutto per la venuta di Babbo Inverno allora ragazzi io senza parole perché è appena venuto a bussare Vladislaus come se se lo sentisse che a Brianna serviva uh, un Nuovo padre, ma mi dispiace, non è detto che sarai tu, mio caro. Tra l'altro, ragazzi, è venuta a bussare anche Galea. Ma che cavolo sta succedendo? Non so, allora a questo punto mi viene da pensare che vogliano entrambi il mio sangue, non è che vogliono così socializzare, però, ragazzi, eh, attendo vostre anche per quanto riguarda. Oh mio dio, anche per quanto riguarda Calea, perché devo dirvi la verità, lei è una delle mie papabili preferite e potenziali per quanto riguarda lo spin-off, quindi eh, anzi tanti di voi mi avevano chiesto di farlo incentrato su di lei, quindi se vi può piacere come idea fatemelo sapere. Nel frattempo, se notate qui una, um, come si chiama la cosa per le fototessere, sì ragazzi, perché ci stiamo preparando una grande festa, quindi rimaniamo... Rimanete con me perché, tra l'altro, qui ho iniziato ad allestire un po' il tutto. C'è un armadio e, come potete notare, dei pacchi della serie. Vediamo chi mi dà questo regalo oggi. Uh, I veri doni davanti all'albero di Natale. Ho modificato un po' di cose. Uh, e tra l'altro uh, ho eliminato il tavolo da pranzo perché non mi serviva a nulla e adibito appunto a um, uh, pasto natalizio. Tra l'altro io amo, adoro, uh, Oriana anche passata d'età, estroversa e allora io direi anche creativa. Uh, anche Coraro è passato di là. Adesso ve li faccio vedere um, tutti nel um, anzi, ragazzi, per farveli vedere nel cast, rimandiamo a un momento successivo. Io vi direi che a fine video li andiamo a vedere tutti adolescenti, quelli che abbiamo nell'unità familiare. Che ne pensate? Secondo me è una grande idea. Um, comunque, guardate che carine queste decalcomanie, le amo. Di Natale! Tra l'altro, vi faccio anche notare che qui abbiamo anche una pista di pattinaggio quindi ci andremo. Ma um, aspettate un attimino perché ho ancora delle cosine da impostare. Bene, sì, ragazzi, sono le 6 di mattina, quindi il Natale è ufficialmente iniziato. Allora, come novità, eh, oltre a quelle che vi ho già detto, vado ad impostare il mio festival invernale così come io lo voglio, ragazzi. Quindi Attenzione perché sarà un po' diverso da quello classico. Andiamo a vedere subito quindi le regole o comunque quelle cose che ho aggiunto a questa festività. Allora, festival invernale lo chiamiamo così com'è, Babbo Inverno, ovviamente, rimane, festi spirito festivo anche. Abbiamo Apri Doni, spirito romantico, dai dei doni. Allora, qui non c'è dubbio, ragazzi: qualcuno deve dare i doni, qualcuno li deve prendere e quindi io sinceramente sono pronta a prenderne. Uh, non so uh, chi dei miei ospiti sarà abbastanza generoso da darmene, ma direi che adesso è il momento di organizzare uh, una festa che se tutto va bene, oh mio Dio, quanti, ma scusatemi, cosa è successo? Comunque si è, è buggato tutto ragazzi, dai dei doni fino a qui, cioè io se non buggo tutte le festività non sono contenta, comunque aspetterei giusto un pochettino ehm, per organizzare una bella festa così che arrivi diciamo a sera, quindi verso... Come dire, le 5, le 4, le 5 Vado a um, invitare tutti a casa Nel frattempo mi prendo un po' di tempo per cucinare le prelibatezze E ve le faccio trovare qui Tutte distese, quelle che offriremo ai nostri ospiti Allora ragazzi, sono arrivate già un po' di persone Come vi avevo detto, volevo iniziare la festa più o meno verso le 5, le 6 E in effetti sono le 18 e sono già uh, molti degli invitati presenti in casa allora io come potete notare ho ehm, post, postato messo eh, delle bevande qui oddio è arrivato anche noi non ci credo clemente allora ragazzi ho ehm, messo una serie di bevande tra cui anche delle pozioni flirtanti qui eh, questa dovrebbe essere pozione della felicità la Plotini non risponderà secondo me delle sue azioni, ragazzi. Lei continua a cucinare churros, cose eccetera. E adesso vuole andare a chiacchierare con Gabriele. Ok, ragazzi, allora sappiate che sono invitati ehm, in casa alla festa una serie di persone, eh, uomini per lo più. Eh, questo è il postino, ve lo ricorderete, ha aiutato Brianna a partorire una volta. Eh, poi abbiamo... Scopri cosa? Sta succedendo, Gabriele con il quale c'è sempre stata una certa, um, non lo so, area di um, attrazione. Io credo. Poi um, qualcun altro che non ho idea di chi sia, Filippo Andor non l'ho assolutamente invitato io. Babbo Inverno. Uh, credo di averlo invitato io, sì, ma vedete. Lei vuole, come dire, socializzare per lo più con Gabriele Conti. Vediamo con chi... Ha uh, il regalo uh, della festività invernale. Io gli darei una pozione flirtante, ragazzi. Voglio vedere... Uh! Ah, ok, pensavo che stava facendo già la um, sensuale. Comunque, ragazzi, oggi uh, veramente sono aperte le scommesse perché non abbiamo preferenze per quanto riguarda... Spero che la beva, ma non credo, ragazzi. Non abbiamo preferenze per quanto riguarda um, chi uh, debba dare questo dono alla nostra Brianna. Perché appunto anche se dovesse essere tradizione completata, ok, però qualcuno deve dare anche doni a me: eh, capite? Uh, anche se dovesse essere un non occulto, non è un problema. Sono contenta che comunque gli invitati stiano già mangiando. Um, io inviterei. Ah, lui se ne sta proprio andando, quindi attenzione. Ma io cosa posso chiedere a Babbo Inverno? Anche il dono? Da il regalo? Invita a restare per la notte. Impossibile. Um, coinquilina. Allora, fatemi vedere un attimino, devo curare anche i miei figli nel frattempo, c'è chi fa le flessioni, chi no, voglio socializzare un po' con tutti coloro che sono arrivati, ringraziandoli per la presenza e soprattutto uh, flirtando. E vediamo chi la nostra Brie deciderà di portarsi in the wardrobe. Quindi complimentati per l'abito perché in effetti finora non si era mai fatto vedere in abito ufficiale. Qui si è già variato qualcosa. Ragazzi, mannaggia la miseria. Ma eh, lui lo conosco già. Complimentati per l'abito anche a lui. Vediamo un attimino di eh, socializzare romanticamente. Eh, complimentati per l'aspetto. È comunque una cosa, ragazzi. Spirito romantico è una cosa che deve essere fatta per rispondere allo spirito. Quindi io assolutamente vado a flirtare un po' con tutti e vediamo che cosa ne pensa uh, il um, bossignoria, diciamo, colui che recepisce questo, um, questo spirito, vediamo un pochettino. Io tra l'altro in tutto ciò vedo che stanno tutti quanti azzeccati al cibo, avevano fame ragazzi, li abbiamo fatte tutte, io non ci sto credendo, non ci sto credendo ragazzi, devo necessariamente però... <coughs> Continuare a avanzare un pochettino anche con Babbo, con il quale tra l'altro io posso anche proprio già cercare di avere un figlio, non ci credo, ragazzi, non ci credo. Scusatemi allora, eh, fatemi un attimo curare questa bambina maledetta, e voglio vedere se qualcuno, tra l'altro, non è escluso, ragazzi, che anche tra di loro qualcuno decida di entrare nell'armadio per i fatti suoi. Marcello accetta, è ritornato qua, che ci fa, scusatemi. Allora, vediamo se ascolta la domanda di Gabriele. Non ho idea di quello che lui mi abbia chiesto. Comunque faccio i complimenti. Anche per l'abito. È il delirio, ragazzi. È il delirio è arrivato. Oh mio dio! Babbo inverno. No, non ci credo, raga. Praticamente Babbo inverno col fatto che io ho invitato lui. Non può più essere lui, perché o è invitato o è Babbo Inverno! Cioè, abbiamo un doppio babbo inverno, ragazzi! Qui si è creato il drama! Cioè, vedo che lei vecchio babbo inverno sta mangiando. Ma che c'hai, denti d'oro? Santo cielo, ragazzi! Ma cosa sei diventato babbo? Cosa? Tra l'altro stanno mangiando la cheesecake, ma va bene. Allora, scusatemi, io il dono lo potrei chiederlo a lui. Presentazione incantevole. Droghe, forse? Vediamo un attimino. Mannaggia, ragazzi, non ci credo. Io lo sapevo, ve l'ho detto, dovevo creare il patatracco un'altra volta, ma era proprio questione di tempo. Allora, sono le... Uh! Mi stanno andando a dare un bacio? Ok. Ok, vai per piacere a curare tua figlia, ovunque tu sia, grazie. Allora, devo um, aprire i doni con tutti. Ragazzi con Clemente, Marcello, Gabriele. Tutti, praticamente, e anche con il postino. Poi i miei figli. No? Non lo so se posso vabbè, coinvolgerli in questa cosa. No, dai, ragazzi, i bambini non devono vedere. Come se stessi facendo cose losche Ma in realtà sì uh, Allora, hanno bevuto tutto no? Le pozioni purtroppo le hanno lasciate là, ragazzi Mi viene da pensare che non se ne freghino proprio Comunque in realtà, ragazzi mh, Io avevo invitato anche altre persone Anche donne, anche mie figlie, parenti, eccetera Invece nessuno mi ha calcolato Sono venuti soltanto dei fustacci, dei maschioni forse perché vogliono da me cose vabbè le avranno <ride> allora ragazzi la nostra Brie sta aprendo i regali un po' con tutti tra l'altro si è vestita davvero invernale vedo eh davvero invernale certo uh, nuda praticamente è mezza nuda ma si sta preparando ovviamente a qualcosa che arriverà dopo aggiungi un dono io direi apri il dono anche Babbo Inverno sta aprendo il suo vediamo i miei figli comunque li faccio venire a prendere un dono, ragazzi. Perché, sinceramente, festa con cena si sta per concludere, ma non ce ne frega niente. Apri il dono. Ok, io devo vedere piuttosto se sì, questo babbo in merno che è già qui, presentazione incantevole, um, ha deciso di darmi qualcosa. Tra l'altro, ragazzi, vi faccio notare che si sì, risulta aprire i doni dai dei doni, ma uh, non li ho ricevuti. Quindi solo io ho rispettato questa tradizione Mister Floppy l'ognomo Non c'era letteralmente nulla nel dono A parte tristezza e bugia Sto morendo ragazzi Lo giuro Attenzione La presentazione incantevole al nuovo Babbo Inverno Beh perlomeno è stata una festa Troverai un premio di consolazione sotto forma di libro usato Non ci credo ragazzi Lo schifo mi state dicendo Libro usato nell'inventario del tuo sim. Vabbè, sarà nell'inventario di famiglia, in realtà. Vediamo se posso. Quindi, a questo punto, battuta audace. Cioè, ragazzi, io non posso chiedergli un dono, non so se vi rendete conto. Oh mio dio, insulta? Ma che stai facendo, Bri? Tu devi stare con qualcuno, capisci? Poni una domanda a spinta, vediamo come reagisce. Ragazzi, ma quindi non ho capito: Clemente Gelo risulta o non risulta essere un babbo inverno? Qui adesso sto rischiando veramente brutto. Voglio mm, approcciarmi romanticamente un po' con tutti. Fatemi vedere se riesco. Romantico. Confessa l'attrazione. Anche al postino con il quale già c'è una sorta di: e andiamo a vedere. Ah, posso addirittura baciarlo. Madonna, ragazzi, oggi litigo con qualcuno, eh, me lo sento, me lo sento. Allora, la festa sta per... Cosa? Ragazzi, Marcello accetta, ha mandato un bacio a qualcuno di loro. Oh mio Dio, io lo sapevo che poteva succedere qualcosa di strano a questo punto. Babbo Inverno, allora, chiedigli un dono per onorare la tradizione alle 20 vicino al caminetto. Ragazzi, allora devo chiederglielo il dono, quindi lui mi dovrà dare un dono. Cioè, bacia sotto il vischio, dai regalo, tieni la mano. Amichevole. Abbraccia, dai re... regalo. Amichevole. Ragazzi, però io dovrei chiederlo a lui, no? Infatti, come faccio a farlo? No. Sussurra, bacia sotto il vischio. Posso fare tante cose che in realtà non sono quello che dovrei fare. Cioè, devo chiedergli solo un dono, capite? Solo un dono. Chiedo un dono! Vendere a lui e non a lui. Oh mio dio. Sono solo parole dolci. Ragazzi, mi, mi fa chiedere un dono a Babbo Inverno. Al vecchio Babbo Inverno. E lui che dono mi darà adesso? Dio mio. Mi dà un dono normale. Babbo. Oggi che non lo volevo. Che cacchio mi dai? Ragazzi, ricordate che Eva aveva ricevuto tutt'altro dono. Fiori. No, vabbè, babbo, sono veramente schifata e veramente, io non ho parole, allora non sei più tu il mio babbo, cioè, dammi per piacere tu un altro regalo, dammi un dono, ti prego dammi un dono, cioè, ragazzi, io non lo so se lo posso più fare, buffo, mannaggia la miseria, posso chiedergliene un altro, secondo voi? Io non ci credo Io non ci sto credendo Cioè, un dono mi doveva dare Ed è stato un dono tutto inutile Allora, scusatemi A questo punto vi posso dire Ma io mi butto nell'armadio un po' con tutti Cioè, se, se riuscissi Complimentati per l'aspetto Voglio vedere mh, Cioè Chiedi di essere partner per il fichi fichi C'era, c'era Scamma i numeri di telefono Vediamo se partner per fichi fichi mi dice di sì. Ok, ok, io lo vado a chiedere perché ragazzi, se mi dice di sì a questo punto ne approfittiamo stasera stessa, ciao. Vediamo cosa mi dice perché babbo non è stato in grado, ragazzi, vuoi essere il mio partner per il fichi Gabriele c'era del feeling tra di noi? Eh? Che mi dice? Tutto variato lì su, sui tavoli, tra l'altro. Mi ha detto di sì? Raga, mi ha detto di sì? Oddio. Tra l'altro sul Gongo fatemi vedere se posso chiederlo, chiederlo nuovamente anche a lui. Dai, le cose qua, che cavolo è? Non mi fa chiedergli un dono. Non ci credo. Vabbè, in effetti, no, non dovrebbe chiedermi. cioè, non dovrebbe stare nella sezione romantica. Però, che cavolo. Allora, scusatemi, visto che in teoria noi adesso siamo compari di fichi fichi, vediamo se posso fare qualcosa qui. Cerca di avere un figlio con Clemente e Marcello e non con Gabriele. Io adesso lo voglio con lui, ragazzi. Noto del finingo maggiore con lui, scusatemi. Cioè, solo io? Solo io? Vediamo battuta di abbordaggio d'acee e se mangia la foglia e mi porta nel... Um, nel fantastico mondo, ragazzi. Uh -huh. Raga, no! Io non devo andare nell'armadio con lui, per forza con un occulto! Oh mio Dio, bloccati, bloccati! Madonna, per un attimo pensavo... Che fossimo a 99, invece stavo sbagliando tutto. Ragazzi, se io non avessi gemelli sarebbe un guaio. Se... No, se... O meglio, mi serve per forza occulto. Rifiutata come partner di fighi fighi. Le avanze di Brianna sono state rifiutate. Che imbarazzo. Brutto ah! energumeno. Comunque, ragazzi, stavo per sbagliare tutto perché io ho soltanto posto per un sim, per un bebè nella mia unità familiare. Quindi, necessariamente, deve essere un occulto. Babbo Inverno, tu sei un occulto. A questo punto, io mi sento di dire di sì, ragazzi, perché mi ha dato il dono e quindi non c'è più proprio il dubbio. Lui è un occulto, maledetto. Ragazzi, io non ci credo. Cioè, Gabriella ha rifiutato le mie avance. Cioè. No, non me l'aspettavo, e allora ti beccati sto dono, cioè anche se mi ha regalato dei fiori io alla fine me li prendo con la forza ragazzi, quelle cose che io voglio e vediamo se la nostra Bri uscirà incinta da questo, um, come si chiama? Ti prego, dimmi di sì, ti supplico. Ragazzi, qui si fa la storia. È l'ultimo figlio per la nostra Brie? Io credo proprio di sì. Ma si accettano scommesse. Ovviamente, oggi, ragazzi, vedremo anche il parto. E quindi, faremo, tireremo le fila di questa challenge. Uh, vediamo un attimino se riesce ad uscire dall'armadio, però, attenzione. Devo preoccuparmi o devo prenderla come una cosa positiva il fatto che stiano ancora conficcati? Nell'armadio, tra l'altro vi faccio notare, ragazzi, vi metterò anche qualche fotina su Instagram: uh, fruit and chocolate sono cose che ha cucinato la nostra um, Bri. Se volete sapere come potete trovare tutto nelle notte so fondamentali la playlist dedicata. Aspettiamo che esca, le faccio fare il test, è bloccata lì. Allora, la prova del 9, ragazzi. La nostra Brianna sta tornando lì dove poi ha ucciso anche l'ultimo marito. Um, e andiamo. Subito a vedere se è Pregnant. Tra l'altro, ragazzi, oggi dovrebbe anche sposare il Babbo Inverno affinché tutto ciò fosse. Ti prego, ma che mai ha qui? Oddio, non ci credo. È incinta ragazzi! Lei sconvolta, scioccata. Tra l'altro, truccata da Dio, um, è Incinta si mangia per due, lo sto andando a comunicare a Babbo Inverno quindi figlio assolutamente occulto. Quindi uh, ragazzi, mh, se tutto va bene, adesso posso provare a vedere. Se lui vuole sposarmi, tra l'altro, non so se il matrimonio in realtà può essere anche ah, ragazzi, no, ma io non posso sposarlo. Vabbè, il matrimonio diciamo che è semplicemente finalizzato al darmi come dire, uh, l'eredità, ma se così non fosse, ragazzi, io me ne infischio veramente tanto e lo considero ultimo figlio. Um, 3, 4, 5, 6, 7, un altro nel mio grembo e via. Aspettiamo anche um, il secondo trimestre per farle fare um, il, test di il test di gravidanza, la, la visita ginecologica. Io tra l'altro adesso, ragazzi, vi uh, um, parla del matrimonio, vediamo cosa dice. In ogni caso, uh, vi teletrasporterò uh, mh, avanti nel tempo per farvi vedere uh, direttamente la visita ginecologica. Voglio vedere un attimino cosa ne pensa lui del matrimonio. Attenzione, lui l'ha presa bene, però non mi ha fatto domande al momento. Va bene, ci vediamo uh, tra poco per voi. Uh, andiamo a fare. Scatta una foto. Con ragazzi, necessariamente una foto romantica con Clemente. Vai, ti prego. E questa che valga come, come dire, ufficialità del vostro amore. Tra l'altro, ragazzi, eh, vi faccio notare che ho spostato un pochettino l'albero del denaro, ma l'ho lasciato lì perché io non ci voglio credere che sia morto. E infatti, oddio, qualcuno vuole acquistare il mio. Allora, Ken ha fame c'è il delirio, devo un attimo curarli tutti. Ma scusatemi, fatemi vedere la foto fatta con Babbo inverno. E non ho capito, ragazzi. Ma praticamente il mm, allora imposta filtro no, aggiungi una cornice argento. Mettiamola qua così la vediamo meglio. Aspettate. Su quest'altro mobile, dov'è? E mettimela qua. Oddio, raga, l'ha persa. No. No. Non mi dite che l'ho data a lui. No. L'ho messa nel suo inventario. È una cosa che si può fare. No, non si può fare in teoria. Quindi dove l'ho messa la mia benedetta foto? Vabbè ragazzi sono scommesse davvero comunque ragazzi stavo dicendo um, che non mi ricordo cosa vi stavo dicendo comunque mi teletrasporto ah sì che l'albero uh, non è morto a questo punto il delirio il delirio arrivo Solo per dirvi la tenerezza, li amo! No vabbè ragazzi, Babbo Inverno mi sta chiedendo le nozze Tra l'altro nel mentre c'è un incendio in corso Cosa diamine sta succedendo? Io direi naturalmente Ma dove cavolo è l'incendio? Oh, oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio ragazzi no! No, no, no Allora Oriana, porca miseria Vai in un luogo sicuro, no, incendio, tu stai nell'incendio. Allora, aveva ricevuto un ognomo, e qui, fin qui, ok. Ma ti prego, non sei tu a dover morire. Allora, aspettate, vediamo se riesco a spegnere le fiamme. Oddio mio, aiutatemi. Vediamo se lei riesce. Ok, ok, si è spento da solo, oddio, per... Questa volta mi, veramente mi conviene tantissimo che si sia spento l'incendio in questo modo. Tra l'altro ha acceso tutta la casa praticamente. Uh, c'è ancora l'incendio! Ragazzi, scappate, vi prego! Scappate, mettetevi in salvo! Babbo, se tu morissi durante l'incendio sarebbe davvero tutto stupendo. Allora ragazzi, purtroppo non so per quale motivo lei non riesca ad andare a fare la visita ginecologica pur essendo entrata. Uh, nel secondo trimestre entra nel terzo tra sette ore. Quindi, se non va a fare la visita, adesso andiamo ad utilizzare la MCCC per vedere se aspetta un maschietto o una femminuccia. Mi verrebbe da dire, Brian? Oddio, che paura! Pensavo che, vabbè, dettagli. Comunque, um, ovviamente, ragazzi, se maschio o femmina ci cambia poco, ma um, credo che sapremo anche se um, uh, che sarà un solo figlio, perché non abbiamo altro spazio. Però andiamo a vedere. Pregnancy. Oh, un maschio e una femmina! In che senso? Un maschio e una femmina? 3, 4, 5, 6, 7. Raga ma non possono nascere un maschio e una femmina Oh mio dio non ci sto credendo ragazzi Vabbè aspettiamo e vediamo che cosa succederà Ragazzi Brianna sta partorendo Ed è un maschietto Attenzione Adesso si accettano scommesse Uh, succederà qualcosa a questa unità familiare per cui nascerà anche la femminuccia miracolo di natale vediamo allora lui innanzitutto lo chiamerei clemente babbo cioè ragazzi assolutamente non posso clemente mi sembra proprio non lo so un nome che dovevo dargli necessariamente e babbo è il suo secondo nome ci sta ci sta assolutamente e adesso vediamo la femmina Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Non è possibile. A parte Loveheart, Loveheart. Oddio, ragazzi, ma c'è cioè, ma io lei la chiamo Wot what? what babbo Loveheart. Cioè, non ho altre, cioè What potrebbe essere tranquillamente un nome femminile, direi di sì. Uh, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ma vediamo se Scusatemi, che succede? 2. Oh mio Dio! Raga, ma non è fattibile. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Raga, io non ho assolutamente modificato niente con la MCCC. Questo è un miracolo di Natale. Allora, sapete che cosa vuol dire? 98, 99, 30, 31. E vabbè, ciao, 98. 30 100, 99 100 101 102 Ragazzi ci rendiamo conto Praticamente Brianna non solo Non solo ha partorito Un occulto Bensì due A questo punto ragazzi io posso definire ufficialmente in Conclusa la nostra challenge Se c'è qualcuno eh, contrario Parli ora o taccia per sempre E io a questo punto Vado a far passare d'età Entrambi i Toddler Clemente Avrà una promozione Devo impressionare Oh mio dio, ma che lavoro fa Clemente? Cercherà di ottenere una promozione. Io non ce la faccio, ragazzi. Ma tra l'altro, che cavolo ci fa qua, Marcello? Oh, ragazzi, ve lo giuro, è il delirio. Questa casa, questa famiglia in generale. Allora, faccio passare d'età. Prima lui, Clemente. E fai passare d'età Tra l'altro noterete che anche gli altri due piccolini Ken e Barbie sono diventati toddler Sono tutti lerci ragazzi Lerci Allora facciamo passare d'età prima lei a questo punto La piccola Watt Cioè è un incidente ragazzi Non ci credo Fai passare d'età What Babbo ha molta fame Ma io l'ho fatta passare d'età No? Ragazzi ma che cavolo sta succedendo In questa famiglia Ok ragazzi allora la nostra Brianna Ha fatto passare d'età anche Gli ultimi bebè Adesso direi che li andiamo a vedere tutti Nel cast e li faccio Diventare tutti adolescenti Perché sono troppo curiosa di vederli Allora ragazzi innanzitutto sì, Fa stata adolescente ai piedi sulla pancia Ma aspettate e anche sulle gambe Ma devo dirvi questa cosa eh, Non vi ho specificato che In teoria la challenge la consiglio. Considereremo conclusa nel momento in cui diventano tutti giovani adulti e se ne vanno. Però eh, io in realtà direi che visto che voglio fare questo spin-off nel futuro, eh, vi faccio vedere sicuramente vi farò vedere sicuramente eh, l'evoluzione quindi quando loro terminano appunto di essere adolescenti, eccetera, e se ne andranno di casa. Ma la challenge, io e mi prendo le responsabilità di quello che dico, la considero terminata oggi. Quindi, vi faccio vedere loro, i figli attuali, adolescenti. Allora, Fast è stupenda, ragazzi, vi giuro. Allora, vediamo, eh, gemelli, gemelli. Allora, mh, Fast. Uh, raga, dov'è Furious? Ah, Furious? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Raga, ma Furius è morto. Per questo ha partorito due gemelli. Furius è morto. No, Quando? Devo tornare subito. No, ragazzi, aspettate. Furius non c'è. Allora, Oriana e Coraro ci sono, e ok, lei Oriana, oddio anche lei la voglio troppo vedere, tutta truccata, addobbata, farò magari un makeover, ha ah, la faccia di Coraro, scusatemi, che fusto, adoro, poi abbiamo Ken e Barbie, i due biondoni, qui, Ken, amo, amo, e Barbie... Eh, le assomiglia di più all'ultima versione di Noah, eh. All'ultima versione di Giacomo Urtis. E poi abbiamo What Whatababbo e Clemente e Babbo. No, ragazzi, sono un attimo sconvolta. Allora, dovete sapere... Oddio, What quanto è carina! Cioè, a tratti, diciamo. Clemente e Babbo, un catorcio a dir poco. No, vabbè, ragazzi, io non ci credo, ve lo giuro. Ma chi è? Comunque, ragazzi, allora, vi devo specificare questa cosa. Uh, io ho mandato avanti veloce e... Ho perso di vista, allora usciamo senza salvare, ma ho perso leggermente di vista il gioco per eh, una mezz'ora. Quindi adesso che lei è pa ha partorito, semplicemente io, piena di gioia, eh, ho visto che stava andando in travaglio e l'ho fatta partorire. Mi chiedo, in quella mezz'ora che non ho seguito, è deceduto Furious? Raga, per forza! Cioè, Furious era in casa con noi. No, ragazzi, allora Furious era qui semplicemente a giocare con uh, il Playmobil. Qui, come si chiama? Quindi Furious um, è vivo e vegeto Vabbè, comunque non ho idea di che cosa sia successo. Vi devo dire la verità. Ah, giusto! Perché nel cast, se sono più di notte, non si vedono. Mamma mia, attimi di panico, ragazzi. Per un attimo pensavo che fosse morto. Va bene, comunque, no, è vivo. Praticamente l'unica che in teoria non doveva nascere è proprio What. Ma dove sta? Uh, what, what? Eccola qua. What Babbo in teoria, ragazzi, non dovrebbe essere qui. Ma abbiamo visto che carina. Io, sinceramente, me la tengo. Vedremo nel futuro cosa succederà. Io davvero non ho capito perché qui lui si sia tumulato in casa visto che la porta è sbloccata. Comunque ragazzi e ragazze, uh, ah forse è qua perché non può uscire. Ma scusa, devi mettere sul letto. Cretino, non si può più passare. Raga, non ci credo. Allora, ragazzi, questo è stato un finale. Direi col botto. L'albero qui si è di nuovo putrefatto. Io, sinceramente, penso che se anche voi avete reagito come me, siete rimasti in appanea fino all'ultimo secondo di questo episodio. Spero che vi siate divertiti. Che vi sia piaciuto. Ovviamente, se è così, mettete un pollice in su a questo video. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto ragazzi cosa ne avete pensato in generale di questa challenge mi farebbe molto piacere saperlo soprattutto se volete altre challenge e me le volete proporre lasciatemi il vostro commento qui io direi che la parola di oggi senza assolutamente dubbi è the end e sì ragazzi non è finita finché non è finita ma questa volta è finita e l'ultimo video dell'anno tra l'altro è questo quindi concludiamo alla grande se lo state vedendo nel 2023 scrivetemi. Lo sto vedendo nel 2023, semplice. E ci vediamo nei prossimi giorni. Tra l'altro, ragazzi, monitorate Instagram e Facebook perché vi sto per dare una serie di notizie. Pam, pam, pam. E quindi eh, nell'info box trovate tutti i riferimenti. Io vi mando tanti baci, vi aspetto su Discord e sulla piattaforma Viola per live del nuovo anno. Un bacio a tutti e grazie per aver seguito questa challenge, eh, ov ovviamente presenziata da eh, Roxy e in seconda battuta da Brianna. Io sono molto soddisfatta, devo dirvi la verità, ovviamente all'occorrenza abbiamo avuto magagne, eh, situazioni particolari, eccetera, ma sapete che da me non potete aspettarvi la normalità. Un bacio a tutti e alla prossima challenge. Ciao!